nostra mente che fa continuamente così, e in base a questa facciamo le cose. E quindi non ci sono le priorità. Il proposito interiore è la priorità delle priorità. Fine. Quindi retta attenzione significa porre fine alla distrazione, trazione da altre parti, l'attenzione che si focalizza, si sposta, però è focalizzata, quindi non fa ma fa. E poi la retta attenzione, quando serve, diventa retta concentrazione, cioè. E la sappiamo tenere. Quando ascoltiamo una persona, all'inizio questa attenzione non può essere. Perché cosa succede? Che io sento, percepisco certe cose, poi ho dei buchi, percepisco altre cose, poi dei buchi. Questi buchi vengono riempiti da un'interpretazione, cioè da una lettura della mente. Cosa succede? Che quando poi dialoghiamo, l'altra persona non si sente rispecchiata. Perché dice, ma te l'avevo detto, non è così, è un altro modo. Ecco, ma non basta saper ripetere le parole, perché ci sono persone che hanno la capacità di tenere un pezzo lì e l'altro fanno multitasking, no? No, io ti so dire tutto, perché hanno la memoria di un registratore. Ma qui non ci vuole la memoria del registratore, devono arrivare le parole, a queste parole va dato un senso, si trasformano in immagini, in vissuti, in memorie che si attivano per risonanza, si crea una risonanza a livello proprio di frequenze, per cui poi può succedere che chi fa questo come, ha delle intuizioni, perché entra nel mondo di un altro, abbandonando, lasciando tra parentesi il proprio. In modo che in qualche modo si diventa l'altro, lo si vede dall'interno. Tutto qua. Questo tipo di conoscenza è diversa da quella che si impara all'università, o che si impara all'università, si deve imparare elementari, non all'università, si impara quando si comincia nei nostri normali studi, insomma, in cui si apprende qualcosa, la si fa ripetere, ma non cambia il nostro interiore, invece l'ascolto ci cambia, se no non è ascolto. L'ascolto della musica o ci cambia, è semplicemente una delle tante tappezzerie della nostra vita su cui scorre la nostra distrazione. La nostra attenzione è come uno sciame di mosche, un po' va di qua, un po' va di là, e in questo modo non possiamo fare niente di veramente relativo al proposito interiore, perché il proposito interiore richiede un'attenzione molto concentrata, come un navigante che deve stare attento alle onde, immaginate la barca a vela, medie dimensioni, nel mare un po' mosso. Devi guardare le onde, perché se la pigli storta ti entra l'acqua dentro. Comunque. Però devi continuare a guardare il faro verso cui vai, la stella verso cui vai se sei di notte. Perché se perdi di vista quello, navighi, ma ti trovi da un'altra parte poi. Quindi bisogna avere sia la visione di ciò che c'è davanti, sia la continua visione di ciò che c'è lontano. Nei termini di Nietzsche diceva: la visione dell'aquila che vede dall'alto e la visione del serpente che vede da qui, tutte e due ci vogliono. E quella da lontano è quella che ci dà la rotta e il proposito interiore è la rotta, fare la rotta.
Altrimenti le onde, se seguiamo le onde della vita, ci portano dove vogliono loro. Capite? Ecco. Questa, la differenza tra chi mantiene la rotta e chi non la mantiene, in termini di certi maestri orientali, si dice chi ha struttura e chi non ce l'ha. Desjardins, che è stato grandissimo studioso, forse quasi un maestro delle discipline orientali, che ha fatto percorsi per 30 anni, 6 mesi all'anno, partiva da Parigi con la sua macchina, andava in India da maestri. Per 30 anni l'ha fatto. E poi ha scritto dei testi, tra cui uno più bello dell'altro. Perché sono testi di un occidentale che entra in un altro mondo, fa veramente un viaggio che non è il turismo, fa un viaggio storico, culturale, religioso, antropologico, filosofico, cioè qualcosa di grande. E Desjardins è un uomo che ha scoperto questo cammino passo a passo, e quindi le sue sono parole di un compagno di viaggio, non di uno che abita già sulle stelle, ma di qualcuno che fa fatica di un percorso, quindi un compagno che ti sta vicino, no? Ecco, lui dice proprio dopo 10-15 anni che faceva queste pratiche, va da un maestro nuovo, il quale lo vede e dopo pochi minuti gli dice: tu manchi di struttura anteriore. Chi non riusciva manco a capire di cosa parlasse, poi gli ha spiegato: tu non sei una persona che sei guidato dalle circostanze. I sufi parlano di centro di gravità stabile, qualcosa che, ecco, l'io in qualche modo non è credibile per le subpersonalità che sono più piccole, se non è un centro di gravità stabile. Un genitore, se un giorno dice una cosa, l'altro giorno dice completamente, contraddice quello che ha detto il giorno prima, 2 ore dopo si contraddice ancora, il bambino che la fa? Non è un centro di gravità stabile, quindi non è affidabile, quindi non è genitore, quindi non è grande, quindi non mi affido. Devo far da solo. Ecco, capisci? Ecco, questo, parlando in termini semplici, è il tema proposito interiore visto sotto un altro aspetto. Non è qualcosa che alcuni possono fare perché gli permette la vita, ma questo, se non si fa questo, non è vita. Siamo vissuti da qualcos'altro, cioè c'è una vita che è attiva e c'è una vita che, da la quale siamo vissuti, cioè siamo dei soggetti passivi, come sassi lanciati in aria. Quindi non siamo soggetti, siamo oggetti. Oggetti, oggetti vuol dire che subiamo le azioni, non siamo soggetti, cioè coloro che compiono l'azione. E fermo qua perché mi sembra questo tema si potrebbe parlare per dei giorni, ecco.